Hey là, salve a tutti ragazzi, eccoci qua su Skyrim. Quest'oggi non tratteremo nessuna quest da Edrica, nessuna quest secondaria, nessun niente, assolutamente niente, ma ci soffermeremo sul mio personaggio, ovvero sulle abilità, sul set da combattimento, eccetera, eccetera, eccetera. Questo video l'ho fatto per chiesta, mi è stato richiesto da un utente e quindi lo faccio molto volentieri, lo ringrazio anche di aver partecipato al mio video e aver visto, votato. Chiedo veramente grazie di questo, per me è un'emozione. Siamo arrivati a 36 utenti, quindi sono l'uomo più felice di questo pianeta, anche se non è niente, ma non importa, oggi 36, domani 37, finché arriviamo a 1000, ok? Quindi vi ringrazio tantissimo, anche se sto leccando un po' troppo il culo, credo. Credo proprio di sì, ma non importa. Quindi andiamo avanti, bando alle ciance. Cosa dire? Come prima cosa, il mio personaggio lo farò livello carro armato. Cosa intendo per carro armato? Semplicemente armatura pesante a livelli osceni, incantamenti a livelli osceni, armi a una mano, perché privilegio le armi a una mano, perché semplicemente il fatto che mi piace usare lo scudo, perché è molto utile quando hai a che fare con maghetti, arcieri, eccetera eccetera, e poi magari vi spiegherò anche meglio un attimino. E insomma, in linea di massima, questo qua è il mio personaggio. Non è che faccio tante cose in particolare e niente. Quindi andiamo sul ramo delle abilità. Andiamo nel ramo di abilità, sì, bravo, ha fatto l'autosalvataggio. Benissimo, ecco, visto che siamo davanti al ramo dell'incantamento, mi soffermo un attimo qui. Ragazzi, l'incantamento è importantissimo. Se voi sbloccate tutto l'incantamento e accendete tutti i perk, vi darà tanti di quei vantaggi, ma tanti di quei vantaggi che neanche voi pensate. Sono ancora a livello 29, quindi sono ancora a metà via tra la pippa, ok, ma sì, dai, me la cavo, insomma. Ma però quindi preferisco magari tenermi le armi, quelle belle incantate, del genere. Però vi consiglio, se al posto di venderle o buttarle via o cose del genere, di andare a disincantare, disincantate per imparare le abilità, che sono molto necessarie, e per anche andare su di livello di incantamento. Vi dico questo semplicemente per il fatto che riuscirete a fare di quelle armature da panico. Per esempio, il mio ultimo personaggio avevo fatto l'armatura che arrivava tipo a 2500 di armatura pesante. Sto parlando dell'armatura pesante, non di quella leggera, perché magari voi vedete, non so, adesso mi viene in mente l'ultimo video che ho fatto col mio vecchio personaggio, avevo l'armatura di Mirak, ma era differente, era i primi esperimenti che facevo nel cambiare con le abilità, settaggi e roba del genere. Quindi non prendete quello, ma prendete quelli un po' prima, insomma, dove che arrivavo veramente a livelli altissimi di incantamento e arrivavo appunto a fare armature da 2000 e passa di resistenza all'acqua, e sì, all'acqua, cosa sto dicendo? All'elettricità, alla magica, eccetera eccetera. Molto, ma molto molto utile. Non di meno, ma importante, è la forgiatura, soprattutto per agli inizi. Quindi sbloccate tutta la forgiatura, come farò io, perché è molto utile. Poi passiamo all'armatura pesante. Come vedete, ho già acceso 3 perk, 4 si fa per dire, dai, perché comunque sono arrivato al 60% dell'armatura pesante. Io sbloccherò tutti questi rami, tutta armatura pesante sicuramente, perché se noi arriviamo tipo all'ultimo, che è questo, mi sembra, cos'è? Respingi colpi, praticamente viene 10% dell'attacco fisico, subito viene inflitto dall'aggressore, quindi vuol dire che l'altro ti colpisce e il 10% della sua forza colpita gli ritorna indietro. Quindi
è devastante veramente, senza contare che mi sembra che questa qua, se avete un'armatura completa, ulteriori bonus, ecco, questo qua vi dà il 25% di bonus in più dell'armatura, quindi sbloccatela tutta se volete fare il personaggio carro armato. Parare idem, perché a me piace usare tantissimo lo scudo, tipo questo, uno a caso, il tempo, ma questo qua non mi piace tantissimo perché è un po' una... Non mi piace, però se a chi piace praticamente blocca il tempo di reazione, no? È un tipo un rallentatempo. Questo qua invece è molto più interessante, praticamente lo scudo blocca le frecce in sostanza, no? Quindi è molto 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 interessante. Poi cosa abbiamo? Armi a una mano, perché questo qua è il mio ramo preferito, ok? Come ben vedete, sbloccando tutto il primo perk si arriva a livello sceni armi a una mano. Per esempio sono già arrivato all'80% di danni in più, che non è poco. Poi ho corso su postura da combattimento, gli attacchi con armi a una mano richiedono il 25% di vigore in meno, quindi riuscirete a scagliare, fare veramente malanni. Poi c'è arceria, guardate che figa l'arceria. Io ho sbloccato colpo critico, occhio di falco, quindi praticamente prende respiro e fa lo zoom, che è molto molto utile. E poi sbloccherò anche tutto il ramo che segue, perché è molto interessante. Armatura leggera generalmente non la faccio, ok? Furtività non la faccio. Scassinare farò qualcosa, magari per il primo ramo farò, ok? Primo ramo per riuscire ad arrivare a qua, a serrature hardware, che almeno non mi richiede 20.000 grimandelli per riuscire ad aprire una cassaforte del cazzo, insomma. Borseggiare non la faccio, perché appunto il mio personaggio è carro armato, quindi ti arrivo da dietro e ti spalmo, ok? Oratoria andrà su da sola, perché a furia di parlare andrà su, ma non sbloccherò i perk. Alchimia, eccoci qua, soffermiamoci un attimo su alchimia, perché è molto ma molto importante, ragazzi. Se voi sbloccate tutto il ramo principale dell'alchimia, riuscirete a fare di quelle pozioni da panico, che veramente da sangue da naso, ve lo giuro. Col personaggio, quello prima, ero riuscito a farmi una pozione di com'è che si chiama, forgiatura, sì, praticamente quella pozione che vi dà bonus in più di forgiatura, pozione della forgiatura, sì, al 120% in più. Quindi oltre a avere la forgiatura leggendaria, quindi aver sbloccato tutto quanto il ramo di forgiatura, con questa riuscirete a fare le 120% in più di forgiatura. Quindi cioè, fate voi i conti, non so, è oscena. E la stessa cosa per incantamenti, quindi non so, quello mi ricordo che ero arrivato fino al l'80%, non di più, se non erro. Beh, non mi ricordo. Comunque anche quella magari vi aiuta sugli incantamenti, quindi vi darà bonus, ulteriori bonus, che sinceramente è molto ma molto utile. Poi c'è l'illusione, che sinceramente non me ne frega assolutamente un merita pippa. Evocazione no, perché è da maghetti. Distruzione da maghetti, recupero da maghetti. Alterazione è molto interessante, alterazione non l'ho fatta, però l'ho provata, se non sbaglio. Questa qua dovrebbe essere quella di piedi leggeri, non mi ricordo più. Vabbè ragazzi, non ne parlo, perché non mi ricordo, potrei dire stronzate e magari poi no, preferisco non parlarne. Magari più avanti, se magari mi convincerò di proporre il maghetto, ma non so. Quindi io mi fermerei qui. Spero di aver dato una panoramica abbastanza ampia. Vi faccio vedere le armature da adesso. Ecco, questa qua è un'armatura che ho trovato nella missione quella precedente. Ho trovato questa armatura che si trova soltanto con il DLC Dragonborn. Quindi se avete Skyrim senza i DLC,
non potrete averla. Mi dispiace, ma è così, non posso farci niente. Ho cominciato a forgiarla, a mettere su incantamenti, vediamo un attimo così capite. Questa qua è la corazza. Sono arrivato a 150 di forgiatura in più, quindi, cioè, scusate, sono riuscito a forgiarla a 150 di armatura, e un piccolo incantamento che intanto sono ancora pippa, quindi non posso farvi vedere tantissimo. Le aumenta l'abilità armatura pesante di 10 punti, quindi è un po' buonina, insomma. Poi ho fatto l'elmo, sempre epico, sono arrivato. Gli attacchi con l'arco infliggono danni maggiori del 17%, che non è male. Poi ho fatto i guanti, che gli attacchi con una mano infliggono danni maggiori del 20%, che è sempre buono. Poi ho fatto lo scudo, che bloccano il 17% dei danni con lo scudo. Poi ho fatto gli stivali, che il peso trasportabile aumenta di 20 punti. Quindi ho fatto abbastanza equilibrato. Ok, poi cosa ho fatto? Le armi, ho fatto questo arco, che è sempre arco nord, che è sempre del DLC Dragonborn, che il bersaglio subisce 13 punti di danno da elettricità e la metà danno alla magica, quindi è molto buono. E come danni siamo a 54, siamo ancora pochino, ma più avanti lo pomperemo per bene. Questa qua è la balestra, che anche questa, no, questa qua no, questa la trovate su Downguard. Se avete il DLC Downguard potete averla, se no su Skyrim anche questa non c'è. Sono arrivato a 69 di danni, il bersaglio subisce 12 punti di danno da gelo e salute e vigore, quindi è molto buona. Poi questo qua non l'ho fatto io, questo qua l'ho fatto io, va bene, è un pugnaletto, così può riempire una gemma dell'anima, che questa è molto buona, ok, che riempisce la gemma dell'anima. Poi ho fatto la spada, ecco, il bersaglio subisce 13 punti di danno da gelo, salute e vigore, anche questo perché mi piace tanto il gelo, perché semplicemente va il fatto che quando colpite questi rallentano e potete darle, insomma, senza che lui contraccambi, insomma, ecco, tutto qua. Poi cosa dire, pozioni non ne ho fatte tantissime, cioè ne ho tantissime, le ho comprate, mi pare che abbia fatto soltanto pozione di recupero, mi pare, di recupero salute. Queste qua devo averle fatte io, ecco, sì, queste qua le ho fatte io. Ripristina 23 punti di salute, è molto buono, insomma. Adesso sono 23, domani saranno 50 e poi arriveremo a 100, eccetera eccetera, però bisogna sviluppare alchimia e incantamento, mi raccomando. Quindi ragazzi, io chiudo qui, spero di esservi stato utile, spero veramente che vi sia piaciuto. Se qualcosa non vi è chiaro, scrivetemi qui sotto, scrivetemi anche, se volete, perché no, un vostro commento su come fate il vostro personaggio, perché no, sarebbe interessante magari a vedere un attimo tra vari utenti Skyrim come piace giocare, insomma. Quindi non so, magari non so, uno piace arcieria e scrive sotto: a me piace l'arcieria perché mi dà questi vantaggi, l'altro no, io sono un mago perché no, sarebbe una cosa carina, insomma, confrontarci tra noi utenti Skyrim, no? Ok, vi ringrazio di avermi seguito, ci sentiamo al prossimo video, grazie ancora, ciao a tutti.